nostro David Mosconi di Sfida Contro, progetto turismo immersivo, mototurismo d'avventura. Buonasera, buonasera David! Ciao, buonasera a tutti i motociclisti e ai non motociclisti e buonasera a tutto lo staff di Radio Mugello. Ciao, ciao David. Ciao ragazzi, ciao. Allora, questa settimana si parla sempre del Tour di San Francesco, ma sicuramente con una nuova tappa, un nuovo percorso che anche questo qui è David, veramente... Prima ricordiamo brevemente... per gli amici ancora che non conoscono, in cosa consiste il tuo progetto, la tua associazione? Allora, il mio progetto consiste di turismo immersivo e è praticamente un mototurismo d'avventura fra arte, storia e natura per far conoscere un'Italia dei centri minori. Bene. con strade praticamente che non si trovano nelle cartine, quindi tutti i percorsi tracciati personalmente che i clienti possono trovare solo esclusivamente con i nostri viaggi, tour o escursioni, solo con noi. Chiarissimo, avanti, vai con il percorso. Allora, intanto vorrei ricordare che a proposito di questo c'è già un video sulla pagina Facebook di Sfida Contro proprio per far vedere alle persone quelle che sono le nostre strade privilegiate, cioè l'off-road e comunque sempre strade secondarie. Allora, in questo particolare percorso io sono partito dal Castello di Vascio per arrivare a Sasso Corvaro, un paesino arrampicato in una collinetta dove alla base c'è un piccolo lago, ma c'è una particolarità pazzesca in questo posto, che è praticamente nel tempo di guerra. Quale guerra? La seconda guerra mondiale. Sì. Un professore che all'epoca era praticamente quello che si occupava dell'arte, il professor Pasquale Rotondi, il sovrintendente dei beni culturali, decise proprio nel momento in cui c'era questo conflitto della seconda guerra mondiale di nascondere nella rocca di Sasso Corvaro oltre 6.500 opere d'arte, facendo diventare la rocca il museo con la più alta concentrazione artistica al mondo. E pensate, tutto questo è stato reso noto dopo una ricerca soltanto nel 1984, quindi pochissimo tempo fa. Quindi andate a visitare veramente questo piccolo centro perché è fantastico. Io ho anche mandato una foto a Oreste per far vedere dall'alto, dalla rocca, il piccolo lago che è sottostante con il centro abitato. È veramente una cartolina. Sì, l'ho vista, molto bella, molto bella. Davide, comunque a DJ Oreste, se non mandi foto di donne nude lui non le guarda, No, guarda, non ci credere, hai visto anche l'altra settimana quando ci parlava di Turino, quando ci parlava di tutti i posti che eri andato e diciamo là vicino a Rimini. La settimana scorsa quando parlavi di Rimini in tutti i posti lì, io sono andato in tutti, quindi hai visto che parlavo con te come conoscevo già molta gente che tu hai conosciuto, quindi non guarda, mi piace molto queste cose che tu fai. Davide, ricordiamo di preciso la zona del percorso. Allora, la zona del percorso si parte praticamente dalla Val Marecchia, ripeto, il tour è sempre il Tour di San Francesco. Quindi Val Marecchia sarebbe vicino a Rimini? Sì, si divide fra Rimini e Pesaro Urbino, okay. E la Toscana tra l'altro, perché percorrendo quella strada normale, che fa la gente normale, si incontra più volte la provincia di Arezzo, Rimini e Pesaro Urbino. Pensate, ma proprio a centinaia di metri si intervallano questi confini. Sì, e sì. Quindi si parte da lì per arrivare nell'entroterra marchigiano, molto più vicino naturalmente a Urbino e poi a Pesaro e nelle zone del mare. Comunque fa sempre parte del Tour di San Francesco, sì, delle 59 tappe naturalmente che io ho previsto. Ricordiamo Davide come possono gli amici a casa contattarti magari per sapere di più, anche per iscriversi ai tuoi tour.
Allora, il sito naturalmente è sfidacontro.it e poi su tutti i social naturalmente sempre come Sfida Contro. E prossimamente sarà aperto anche un altro sito che si chiamerà Italia Off Map, proprio per centralizzare il discorso del turismo immersivo. Bene. Con percorsi naturalmente al di fuori dalle strade normali. Io vorrei salutare però delle persone che ho incontrato in questo tour, in particolare all'eremo di Carpegna, che ho incontrato il dottor Edicio e la compagna Cinzia. Lui è un dentista di Imola, è un appassionato motociclista, anche lui aveva un Harley Davidson, ma c'ha anche un BMW. E poi gli amici di Peglio, un altro borgo che è veramente una cosa da andare a visitare. Peglio? Peglio, in provincia sempre di Pesaro Urbino, sì. È una cosa pazzesca, e lì ci sono gli amici del bar Trinchetto Smart, che sicuramente in questo momento ci stanno ascoltando. Salutiamo anche noi. E in particolare la signorina Silvia e Gigi, che mi hanno aiutato. Buonasera Gigi e buonasera alla signorina Silvia. Ecco, che mi hanno aiutato a trovare altre strade off-road e anche dei bed and breakfast e ristoranti dove mangiare. Mi hanno mandato un'email, quindi io le ringrazio pubblicamente. Bene. David, grazie, grazie all'appuntamento con Sfida Contro, progetto turismo immersivo, rimarrà lunedì prossimo. Sicuramente, io vi ringrazio a tutti e saluto naturalmente tutto lo staff e tutti gli amici che sono in ascolto. Da Davide Mosconi e Sfida Contro. Ciao David! Ciao, buona serata! Ciao!